qui sul palco due persone che in questa organizzazione che è stata complicata non solo per noi ma anche per tutte queste persone che ringrazio, che vengono da posti, l'Italia è lunga, ci separano 1000 chilometri, non è una passeggiata. Io vorrei qua Enrico Bernardi e l'assessore Massimiliano Regina. Perché quest'anno questa stagione è stata realizzata grazie al supporto anche dell'associazione Dove e come dico non è facile, perché sappiamo bene, insomma, non sto ad annoiarvi, tutti sappiamo com'è la situazione dappertutto, quindi cerchiamo di realizzare qualcosa di bello. Io credo che sia stata una bellissima serata, credo che questa orchestra di arpa e questa musica abbia trasmesso qualcosa. E siamo in periodo di Quaresima, come abbiamo detto oggi, queste musiche appunto sono anche, fanno un po' parte di, forse non è neanche casuale che siano arrivate qua in questo momento. Quindi Enrico, vieni qua, ti auguriamo anche la buona Pasqua, un buon tutto, una buona serata e speriamo di organizzare ancora qualcosa insieme, insomma abbiamo ancora un paio di concerti e un paio di cose, ma speriamo che tutto proceda. Beh, io vorrei solo sottolineare che abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare delle musiche composte da chi ce le ha eseguite, per un grande applauso a Ottomano, un ottimo esecutore e anche un ottimo compositore. Io invece purtroppo ho la parte organizzativa, per cui pubblicità. Vi invito ovviamente, sperando vogliate continuare a seguirci come state seguendo numerosi tutte le nostre iniziative, sabato prossimo, il 12 aprile, debutterà qui al Teatro Sociale una giovane